cosa dice Pirelli? Non si capisce più niente, dice Pirelli. Firmano e poi non rispettano la firma. Noi chiediamo a Leopoldo Pirelli, nel 64 firmasti tu il premio di produzione e poi quando ti sentisti forte, Leopoldo nostro, l'hai messo sotto i piedi quella firma dicendo non pago più, demolisco il premio perché così mi conviene. Oggi noi restituiamo il colpo. Noi alla Pirelli diciamo, è vero, sono previste 1000 lire, ne vogliamo 15, guarda un po', il rapporto di forza a noi favorevole, Pirelli pagherà. Vogliamo i diritti sindacali, certamente, vogliamo essere non più numerini, ingranaggi, bulloni del processo produttivo, vogliamo essere uomini. Den italienska fackföreningsrörelsen är stark och militant av tradition. Under de två senaste åren har oron växt i arbetarleden. Stark kritik har riktats mot byråkrati och partitaktiska hänsyn inom förbunden. Facket förlorade kontrollen över utvecklingen. Arbetarnas stormöten vägrade godkänna avtalen. Vilda strejker bröt ut över hela landet. Arbetarnas frifackliga aktioner fick organiserad form i baskommittén, ett slags permanentad strejkkommitté som genom stormöten och diskussioner inom fabriken presenterar arbetarkraven. Mönsterbildande blev baskommittén för de 12 000 gummiarbetarna vid Pirelli i Milano. Arbetarna hävdade i baskommittén att 1968 års öppna aktioner och strejker alltid slutat med seger för motparten. Omdisponering av resurserna, permitteringar och rättsliga åtgärder mot aktivisterna håller arbetsgivaren skadeslös. Svaret från arbetarsidan blev nu snabba, vandrande punktstrejker, blockeringar av maskinerna, vågor av sjukanmälningar och som det mest effektiva vapnet en sänkning av arbetstakten. Massrörelsen utvecklade en facklig gerillataktik. Non accettiamo di essere ripresi fotograficamente, ma di realizzare solamente una registrazione per un solo motivo. La repressione, soprattutto in questo periodo in Italia, tende a realizzare eliminazione concreta e fisica di tutte quelle avanguardie all'interno della classe operaia che hanno la possibilità di sviluppare l'autonomia operaia, l'unico reale nemico del capitalismo e del potere borghese. L'obiettivo politico primo che si è proposto il combinato di base è stata la ricomposizione della classe operaia divisa in settori e in categorie, in lotti di settori e in lotti di categorie, e questo principalmente portato avanti dai sindacati. Ecco, il comitato di base, avendo come obiettivo il superamento di questa divisione, ha sviluppato tutto il dibattito sulla ricomposizione della classe operaia su un contenuto politico ben definito, cioè quello della democrazia diretta come momento decisionale che era contrapposta alla delega del potere decisionale che il sindacato esercita nei confronti della classe operaia. Chiedere 10 o 25 senza entrare in merito agli strumenti di potere che il sistema ha in mano per poter recuperare una lotta economica a livello aziendale o a livello contrattuale non ha nessuna logica. Noi abbiamo cercato un'iniziativa politica organizzata che, sviluppata l'analisi della situazione di sfruttamento, diventasse subito lotta per tendere ad eliminare quella condizione di sfruttamento. Uno degli aspetti che determinano lo sfruttamento della classe operaia sono i ritmi di lavoro. Rifiutando la prassi sindacale che contratta l'aspetto del ritmo di lavoro fra padrone e operaio, il comitato di base ha sviluppato il dibattito sull'autodeterminazione della fatica da spendere nell'arco di tempo della giornata lavorativa. Il partito, il sindacato si avvicinavano alla classe operaia portando un'ideologia, uno schema organizzativo e obiettivi politici, una linea politica già definita,
Il compito nostro è stato quello, in quanto comitato di base, come organizzare la lotta sugli obiettivi e sulle esigenze che già il dibattito sviluppava all'interno della classe operaia. La classe operaia ha reclamato il diritto fondamentale di darsi gli obiettivi per quella lotta che essa stessa conduce. Questa riunificazione dei due momenti fondamentali, quello teorico e quello pratico, è il fondamento dell'autonomia. Oggi lo sviluppo di questa autonomia deve portare ad affrontare tutti i problemi della condizione del lavoratore, che è una condizione che non termina e che non si esaurisce all'interno delle 8 ore di lavoro, ma che è una condizione globale, complessiva, che è propria di tutte le 24 ore della sua vita. E quindi oggi gli obiettivi non sono più oggi a livello di fabbrica, ma devono essere, si devono proiettare a livello sociale, a livello generale. Da questo momento qua in poi la lotta diventa sempre di più politica e sempre di meno ha uno spazio economico, proprio perché è una questione di potere complessivo che non può essere contrattato. Il sindacato è legato alle marce, ma noi non abbiamo mai fatto il conto in quanti numericamente eravamo a decidere il contenuto. Nel momento che la proposta si trasforma in obiettivo da conquistare, un gruppo è radicato alla classe operaia. Strejkerna vid Pirelli nådde sin kulmen i september. Arbetarna lämnade fabriken och tågade mot huvudkontoret i centrum av Milano. Tjänstemännen vid Pirelli fortsatte delvis sitt arbete under strejken. Arbetarna uppfattade detta som strejkbryteri och belägrade huvudkontoret. Ci sono sul tavolo del magistrati 20.000 denunce di avanguardie operaie che si sono messe in evidenza nelle manifestazioni, nei picchetti delle fabbriche, nelle manifestazioni, negli scontri con la polizia. Den fackliga basorganisationen förnyades under sommaren 69. Sedan fackförbunden tvingats radikalisera sina krav och ompröva sin förankring bland arbetarna. Ombudsmännen ersattes med valda arbetarrepresentanter för varje avdelning inom fabriken. Via kommittéer och delegater försökte fackföreningarna överta baskommittéernas roll. Arbetsgivarna såg en möjlighet att få kontroll över gerillastrejkerna och medgav rätt till stormöten och diskussioner på arbetsplatsen under betald arbetstid. Porto Marghera, en av Europas största koncentrationer av petrokemisk industri, belägen ute i de dränerade sumpmarkerna på andra sidan av den lagun som skiljer Venedig från fastlandet. Vid klar sikt kan man från fabrikerna se kampanilen och kupolen på San Marco-platsen i Venedig. Det är sällan klar sikt. Området är insvept av fräna dimmer som färgas giftgula av röken från den kemiska industrin. I Porto Marghera arbetar 38 000 man. Den politiska aktiviteten är hög.
Här finns Italiens äldsta och bäst etablerade baskommitté som upprättat samband med kommittéerna på andra håll i landet. Pirelli i Milano, Fiat i Turin, Fatme i Rom och Alfa Romeo i Arese. '64 började arbetarna i Porto Marghera att samarbeta med politiskt aktiva professorer och studenter från det närbelägna universitetet i Padova. Baskommitténs organ blev tidskriften Potere Operaio, arbetarmakt. Potere Operaio är idag det centrala organet för Italiens baskommittéer. Tidningen driver en hård linje för en förnyelse av arbetarrörelsen. Den 24 november arresterades ansvarig utgivaren, professor Francesco Tolin. Han anklagades för att, som det hette, ha uppmanat arbetarna i hela Italien att uppresa sig mot staten och för att, i artikelform, ha förstört bilar i Fiats verkstäder. Tolin snabbdömdes till 15 månaders fängelse. Hans kollega vid statsvetenskapliga institutionen i Padova, professor Toni Negri, intog hans plats bland arbetarna i baskommittén. Kommittén gav tillstånd att filma ett arbetsmöte. Però dico l'identificazione di un, dico analitica, no? Di un tessuto di questo genere che sta dietro alla repressione e tutt'altro, dico, che efficace, dico, è assolutamente, dico, in per sé non basta, non è sufficiente a sostenere una lotta politica su questo terreno, no? E quindi, dico, va identificato, dico, qual è il terreno di una lotta politica, dico, proprio, dico, per garantirci veramente, dico, quelle che sono le condizioni materiali del lavoro, insomma. Perché questo, dico, è un fatto assolutamente, assolutamente fondamentale, insomma. È chiaro, dico, che la stabilizzazione capitalistica che loro tentano dopo questi contratti e che passa attraverso la tregua, per esempio, per il 1970, no? Dico che con tutta probabilità hanno firmato, no? Dico, lo stesso discorso di Colombo, non so se l'avete visto, prevede, appunto, dico così, lotte articolate, dico, di nessun rilievo, no? Ed è chiaro, dico, che Colombo dice queste cose, dico, dopo essersi messo d'accordo con il sindacato per il 70, quindi nessun aumento del prezzo del lavoro, no, nel 70, contemporaneamente però prevede il 4-5% di svalutazione, che vuol dire il 7%, no, con tutta probabilità, e vedi questo passo, cioè tutta la serie di strumenti congiunturali che loro hanno messo in atto prevedono, dico, di stabilizzazione, prevedono al loro interno, dico, tutta una serie di misure repressive, no, nei confronti non tanto più, dico, dei quadri, dei gruppi estremisti, ma della lotta operaia in quanto tale. Cioè il convegno che noi stiamo facendo, cioè, è una necessità in questo momento di un'organizzazione per l'intervento ancora così, una scala più larga, più incisiva che noi facciamo. Ecco, sì, questo dico, attenzione però, che noi ogni qualvolta mettiamo in piedi in qualche cosa da farsi, va a cozzare con l'istituzione. E cioè non a caso oggi vediamo il sindacato, il partito, così, e il padrone che marcia così assieme, però per inventare nelle istituzioni attuali, per inventare tutta una serie che noi le chiamiamo commissioni, comitati e così via, proprio per rubarci tutto quel spazio di un nostro intervento. Ecco, un piccolo esempio, cioè, gli anni scorsi quando si discuteva quali sono le cose da poter contrattare nell'interno della fabbrica, quali saranno i problemi che durante il contratto si metterà fuori poi dopo per il rinnovo e cose di questo tipo, no? E proprio perché sappiamo che il contratto non può soddisfare tutte le esigenze, proprio perché sappiamo che il padrone un quarto d'ora dopo al rinnovo del contratto va avanti con la sua ristrutturazione, con la sua riorganizzazione e così via, e lì lo scontro nostro, il contro nostro, che il contratto non deve avere nessun limite. Noi eravamo quelli che sostenevamo che ogni qualvolta si creava il rapporto di forze per lo scontro era una cosa valida da farsi, no? Oggi nella realtà nei contratti non c'è più nessun limite, insomma. Il fatto stesso che non ci sia più un limite, secondo me, non è una conquista dei lavoratori, è una scelta fatta, secondo me, da partiti, sindacati e padroni per dare una credibilità su istituzioni che noi abbiamo, insomma. Io sarò anche esagerato, insomma, no? Ma però perlomeno dove noi siamo intervenuti, cioè il risultato così previsto, no? Di toccare addirittura il 90% per quanto riguarda le iscrizioni, così non esiste, insomma, no? Ma è chiaro, no? Che il sindacato lo vuole a tutti i costi, insomma, no? Che corrino tutti sotto la bandiera, no? Portare lì i soldi, costituire questi collegi, cioè tutte queste questioni, insomma, no? Ancora una volta per ingabbiare, insomma, no? E c'è, dico, questo, dico veramente, dico, questa generalizzata sensazione, no? Che dico che veramente, dico, il contratto non abbia chiuso nulla. Dico, un'iniziativa capitalistica ha indubbiamente promesso qualche cosa, no, per il 70. Una tregua articolata, chiamiamola, no? Cioè una tregua che permetta l'inseguimento dei punti più alti di autonomia, dico, quella che è stata la tecnica Pirelli, insomma, no?
Dico, laddove era arrivato il comitato, dico, a quel punto lì si riparte, no? E si va più avanti, dico, addirittura massificando gli obiettivi e via di questo passo. Ora dico, è facilissimo, dico, che in una situazione come la petrolchimica facciano lo stesso. L'11 novembre, generalstrejk i Italien. 15 miljoner har lagt ner arbetet. Ombuden för de kommunistisk-socialistiska, socialdemokratiska och kristdemokratiska fackförbunden lämnar ett strejkmöte på en teater vid Via Larga i Milano. För att, som det hette, skingra folkmassan gör polisen chock. En människa har under de senaste 20 åren dödats i strider mellan polis och demonstranter i Italien. Slaget om Via Larga pågick i 2 timmar. Ett hundratal personer skadades, 19 arresterades. Ett liv krävdes. Polismannen Antonio Anaroma återfanns död i sin jeep efter den första polischocken. Samma natt revolterade 2 poliskaserner i Milano mot sina befälhavare. Samtliga hempermitterades nästa morgon. Subito dopo questo delitto e dopo il telegramma del Presidente della Repubblica che chiedeva alla magistratura di intervenire direttamente per soffocare questa ondata di violenza che si andava diffondendo nel Paese, sono incominciate tutta una serie di sentenze molto gravi che hanno aperto, secondo molti, una fase di autentica repressione nelle libertà costituzionali del cittadino italiano, in modo particolare nella libertà di espressione, di opinione e di organizzazione. La base giuridica di queste sentenze si rifà grosso modo a 2 articoli cardine della legislazione fascista, 2 articoli che non venivano più applicati in realtà dalla caduta del fascismo, cioè dal 1943 in poi. Uno è l'istigazione a disobbedire alle leggi, che prevede che chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. E quell'altro riguarda le associazioni sovversive, che prevede che chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, cioè la dittatura del proletariato in altri termini, ovvero sopprimere violentemente una classe sociale o comunque sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Decine e decine sono state le sedi perquisite anche di notte, e in queste perquisizioni sono state, a parere mio e di altri miei colleghi avvocati, delle perquisizioni illegali,
e in questo senso noi abbiamo denunciato l'irregolarità dell'indagine. Contemporaneamente sono stati fermati anche in più riprese decine e decine di persone qualificate dal fatto di appartenere a organizzazioni di sinistra che non accettano la logica riformista tradizionale. È sempre lo stesso discorso contro la violenza antidemocratica che gli organi di governo e gli organi di polizia fanno e credono di poter fare per cercare di opprimere l'attività politica della sinistra. Den 9 april 1969 sköts två personer till döds av karabinjärer i Battipaglia. Händelsen följdes av våldsamma demonstrationer i Milano. Sju personer, arresterade vid olika tidpunkter och på olika platser i staden, gjordes ansvariga för allt som hänt under demonstrationsdagen. Se noi uniamo in un unico contesto tutti questi avvenimenti, ecco che il processo ha una sua giustificazione. E l'unico contesto che in termini giuridici chiamiamo concorso, l'unico contesto è la qualità degli avvenimenti che sono svolti nella loro aspetto di massa. Il concorso, come viene descritto da giurisprudenza e dottrine, riguarda sempre il comportamento di singoli individui assieme. La questione è importante, non è secondaria, perché noi ci troviamo di fronte a il confronto non di singoli individui che in quanto tali collaborano al raggiungimento di uno scopo, ma ci troviamo a dover giudicare di una dimensione che è dei nostri tempi. La dimensione non è quella del singolo individuo. La dimensione, anche specialmente, innanzitutto nelle manifestazioni politiche del nostro tempo, è la dimensione di massa, alla quale non si può applicare il criterio del concorso dei singoli individui e i responsabili, signori del Tribunale. Era quindi un certo tipo di struttura riproduttiva che esiste nel nostro Paese. Era un certo tipo di rapporto patadoni operai. Ma chi può pensare oggi, 1969, che la responsabilità di quello che non va bene nel nostro Paese sia addebitabile direttamente alla polizia? Quando è ovvio che in questi giorni abbiamo visto Milano, ma l'Italia, ma il mondo muoversi su ben altri argomenti che non quello di dire ci sono alcune guardie che si possono sopraffare. Non è giusto. Voglio dire, non è giusto nella realtà, della logica di quello che succede nel nostro Paese. Åklagarsidan ville med stöd av fascistepokens lagstiftning hävda en kriminalisering av politiska manifestationer. Domen skulle bli prejudicerande. Om försvaret misslyckades skulle de sju som valts ut av polisen dömas för allt vad de tusentals demonstranterna gjort. Fem av de åtalade fick fängelse, två frikändes. Trots de hårda straffen uppfattades domen som en viktig framgång för försvaret som lyckades bestrida de juridiska och politiska grunderna för åtalen.